Questi sono i mini torroncini morbidi fatti con il miele. All'interno abbiamo nocciole e mandorle tostate, albume d'uovo che dà il colore bianco intenso a questo torroncino morbido. Io ho fatto tre tipi, quello nudo senza cioccolato, con cioccolato fondente e cioccolato bianco. Ovviamente si spacca con le mani perché è morbido, guardate. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi prepariamo i torroncini morbidi al miele. Per prima cosa andiamo a tostare la frutta secca se non è abbastanza tostata oppure se è addirittura cruda. Sia le mandorle in questo caso che le nocciole. Quindi io vado a tostare alla temperatura di 180 gradi per 5 minuti sia le mandorle che le nocciole. Si possono usare qualsiasi frutta secca a vostro piacimento. Poi, nel frattempo, si raffredda un po' la frutta secca, inseriamo lo zucchero, gli albumi e mezzo limone spremuto e montiamo il tutto a neve ben ferma, tipo meringa. Eccola. Adesso passiamo a cottura sul fuoco, a differenza del torrone bianco, quello solido, friabile e duro, questo torrone non va cotto, diciamo, portato a temperatura lo zucchero e anche il miele perché deve rimanere morbido. Quindi vi ricordo che per fare il torrone, quello duro, friabile, vi lascio il link in descrizione. Quindi a fiamma diretta bassa inseriamo il miele, millefiori o acacia, basta che è un po' chiaro, io ho già usato un po' più scuro del solito. Acacia è ancora più chiaro. Inseriamo lo zucchero, una volta messo sul fuoco, il miele si va a sciogliere. Inseriamo lo zucchero poco per volta, sciogliendo anche lo zucchero, tutto a fiamma bassa. Inseriamo anche mezzo limone grattugiato, le zeste di limone grattugiato e andiamo a girare sempre inserendo, sempre a fiamma bassa, mai alzare la fiamma, fiamma bassissima, inserendo man mano tutta la meringa ottenuta in precedenza in varie fasi. Vedete, in 4-5 riprese inseriamo piano piano per non fare grumi all'interno del miele. Il tutto sempre a fiamma bassa. Dopo circa 10 minuti vediamo che il composto è un po' più spumoso e inseriamo le mandorle, le nocciole tostate, vanno bene anche tiepide o addirittura ancora calde. Inseriamo un pizzico di vaniglia, il tutto sempre a fiamma bassissima. Più o meno devono essere sugli 80-85 gradi. Guardate che il composto dopo 5-10 minuti che giriamo sempre, lo togliamo anche dal fuoco, vedete, rimane anche sul cucchiaio di legno, quindi è pronto. Quindi io inserisco un po' di zucchero a velo all'interno di una monoporzione, questa è di alluminio, e vado a mettere tutto il contenuto, eccolo, ben fermo, che si sta ovviamente raffreddando, all'interno di questo contenitore. Mi vado ad aiutare sia con un tarocco diciamo, di plastica, con una spatola, con un cucchiaio di legno, per togliere tutto l'eccesso che è rimasto, diciamo, all'interno delle pentole per non buttarlo. Poi con delle mani con un po' bagnate di limone spremuto o un po' di zucchero a velo, vado a compattare bene il tutto e alla fine metto un po' di zucchero a velo in superficie. Adesso vado a mettere a raffreddamento un po' anche in frigorifero, va bene, giusto 5 minuti per far apprendere ovviamente il composto che sarà comunque morbido anche quando è freddo. Lo vado a togliere dall'interno del contenitore e vado a spezzare, tagliare veramente con un coltello, ovviamente è morbido. E pensare che il torrone dei morti, se così lo vogliamo chiamare, perché viene, diciamo, consumato a Napoli specialmente il periodo dei morti, penso anche in altre parti d'Italia. Si taglia così a mo' di stecca grande o piccola come questa per ricordare purtroppo le ossa dei morti. Allora andiamo a spezzare diviso 2 il pezzo che abbiamo ottenuto e poi lo dividiamo ancora per 20 pezzi, cioè 10 e 10. Diciamo 5 e 5, in questo modo abbiamo delle misure proprio ideali per due bocconi. Io vado a sciogliere un po' di cioccolato bianco e un po' di cioccolato fondente e vado a inserire in questo modo. Non deve essere troppo spesso, diciamo, il cioccolato, quindi lo vado a maneggiare all'interno del cioccolato con le mani. Faccio lo stesso anche per il cioccolato fondente, in modo tale da avere uno strato sottile di cioccolato piacevole anche al palato, perché già il torrone è dolce, quindi un sottile strato giusto per, diciamo, diversificare un po' i vari pezzi. Li vado a maneggiare all'interno della mia mano in questo modo. Facendo questo sistema non si butta neanche
molto cioccolato, cioè non si fa neanche molto cioccolato lateralmente oppure che cola, perché sarà tutto cioccolato che viene maneggiato con la mano e quindi viene consumato fino all'ultimo. Ragazzi, guardate che spettacolo! Questi qua sono semplici, senza niente. Adesso vi faccio vedere quando spacco questo cioccolato. Mamma mia, bellissimo! Anche questo bianco e anche questo normale. Me lo vado a mangiare.